Buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi state vivendo in questo momento. Voi non sentirete niente in questo momento, ma oggi siamo qui per provare il sushi in un vero ristorante giapponese, cinese. Quasi tipo ristorante orientale. Ristorante orientale. Non so se giapponese, cinese, mongolo, cioè orientale comprende una vasta gamma di... E niente, vi lascio il video. Voglio provare a farlo. Però non so quanto se non c'è la musica. Faccio. Posso macchia? Non mi arrabbio. Non. Che fatto? È una passata buona. Comprando, che dici? Sta a posto tu? Sta a posto. Sei davanti. Università o lavoro? Lavoro. Dove? Il magazziniere. Dove? Ah, ma mi sto ragionando per il cacchio. Non si legge? No. Minimamente. Però è buono. È recensione positiva. Mamma mia. Mamma mia. Come si mangia? Amo, non c'è la testa. Ah, e mo? E mo la mangi. Mordi qua e porti via, che tanto la coda si stacca da sola. Non si vede che non mangio gli arrosticini. Amo. Mamma mia. Amore, unico, ma ne è valsa la pena. Mamma mia. Amore, queste delle devi mangiare tu. Ce l'ho preso, Philadelphia. Sono tollerante. Grazie. Perché non so dove mangiare. Siamo pieni. Però sono giocato sempre niente, ma quella partita con niente benissimo, anche con il calcio di. Vai. Ah, ma metti un po'. Acqua? Sì. Sì, grazie. Non lo vado. Io glielo voglio dire, guarda, io sono un po' come... No, no, però puoi sistemare. Telefono a tavola, no. Che cosa che succede? Io ho un caso di
Devo dire che c'è ragione. Mettimi un po' di sassi di sale questa sera. Quando lo devo dire, lo devo dire. Che c'ha ragione. Mamma mia. Stiamo aspettando ancora due cose, va bene? Mamma mia. Non lo fare. Cosa? Quello che hai appena fatto. Perché? Non ti so puoi. Perché no? Non ti puoi. Non cancellare il tasso. Vabbè, amore, guarda che non sto registrando al di fuori, sto registrando me. Tu lo metti da me? A me non mi piace lavorare. Ma come no? Ti devi mascherare. Il salmone si maschera. No, l'avocado col salmone non si maschera bene. Così dico, così si maschera bene. Il rollo si maschera molto meglio. Certo che sei complicato. Sì. Ma che è sta salsetta che c'è sopra? Ti piace sul fondo? No, quella bianca. Ma sai che mi sta buttando? Comunque, quando siamo arrivati, c'era una pianta, cioè c'era un uomo vestito da pianta. E Lorenzo si è spaventato. Ho bestemmiato davanti dei bambini. No, vabbè. Non l'avevi detto totalmente. Mi sei trattenuto. Comunque ci sono tantissimi bambini che urlano. Forse troppi bambini. Queste non mi piacciono veramente. A te? Mi piacciono tanto. Davvero? Sono sceso giù con piacere. Eh? Sono sceso giù con piacere. Sento salatissime. Tu no? Ecco, ci mangiano quel sale. Allora c'ho il covid. Poi le sento, a parte che io mangio sciapo, però no. No. La salsetta di questi è buonissima. Veramente buona. Ma questo è tuo, amo, perché li mangi? Ma mangiati. Quanti li mangiati? Due. Mm.
Oh mio Dio, con la mia testardaggine ho un contenuto in più. Grazie mille. Hai capito? È bagnato, me lo metti lì. Ti do il mio, mettilo lì, però. Mannaggia Lorenzo. Vabbè, ma fai danni solo tu! Ma il cavolo, io non lo sto usando, sto parlando con te. Io sto semplicemente riprendendo. Io non lo userei neanche. Dai, parliamo, di cosa vuoi parlare? Buono sto dish. Buono davvero. Buono veramente. Di cosa vuoi parlare? Di conflitto Palestina-Israele. No. Qualcos'altro. Del film che andremo a vedere. Ok, vai. Però non l'ho visto. Però secondo me dovrebbe essere il ritratto dell'Italia. Dell'Italia, aspetta, dell'Italia della liberazione. Cioè quella stanno 43, sono gli alleati, eccola. Quindi stiamo a parlare 43-44. Ok. Te lo metto in chiave umoristica. Mette la situazione della donna. La situazione della donna te la metti in chiave umoristica. E secondo me il fatto che ci reciti Paola Cortellesi aumenta. Gli dà uno spicco a sto film. Certo, non solo Paola Cortellesi, sono tanti altri attori di merito, solo che non mi ricordo il nome. Paola Cortellesi è quella che spicca. Ma è una barca quella. Ma mi sta muovendo. Comunque, io amo la mia testardaggine. Io la amo. Cioè, senza quella non andrei da nessuna parte. Meno male che l'ami tu. Perché tu no? A periodi. Perché? Cosa non ami della mia testardaggine? La testardaggine in sé, che quando ti impunti lo devi fare per forza. Cascasse il mondo. Però sono determinata a farlo. Sì, ma questo funziona su determinati aspetti della vita, non a vedere i cuccioli 5 volte alla fiera di Pagliara, alla fiera di Comunanza, capito? Vabbè, ma quello era per divertimento. Tu ti diverti, io no. Lo so, non nemmeno i cuccioli. Questo è vero, c'è da dirlo. Quelli erano carini. Ma nessuno lo mette in dubbio che erano carini. Non ho nessuno dietro, vero? Cioè proprio dietro. Ma proprio dietro? No. Non gli piace un po'. Oh! Che fatto? No, sto vedendo mio che prende il sushi dal robot. Non devo prendere la cassa. Amore, ma tu l'hai visto il video in cui faccio la tinta a mamma? Non sto a tempo, sono a tempo. Sai che ho convinto mamma a farsi la rasatura? Ho fatto la rasatura da mamma. La devo fare ancora. A piccoli step. Mamma, ho convinto mamma a farsi la rasatura, quindi adesso posso tagliare anche tu i capelli. Qua? Sono riuscita a convincere mamma a fare la rasatura. Quindi adesso posso tagliare anche tu i capelli. Con quale filologico? Perché lei. Contrapponi tua mamma nei capelli. Lei, per il mio bene, cioè per l'amore che prova per me, lo fa. Cioè me lo fa fare. Ma tu lo sai quanto ti amo? Lo sai benissimo. Ma il tuo amore, il mio amore che io provo per te, deve essere condiviso con Charlie. Amo, quando una persona... Io ho 13 anni che vado alla Charlie. Quasi 14 che vado alla Charlie. Mo di punto in bianco mi presento che i capelli già tagliati. Non capisci che è una brutta figura. Tu gli devi dire, la mia sposa mi ha convinto a farmeli tagliare da lei.
vabbè, fai quello un po' di presto, come per dire, Charlie, ma io non ne voglio sapere niente, andrà via con me, tutta la colpa della ragazza mia. Ma diciamo, questa cascasse il cazzo che devo, anzi, io Charlie, guarda. Va benoso. Il concetto è quello. Comunque il succhetto questo qui è buonissimo. Cioè, quindi tu? Io? Accetteresti? Accetterei? Che io ti tradisca. Perché? Io sto tradendo Charlie a farmi tagliare i capelli da te. Ma mica fisicamente. Ma io platonicamente ti posso tradire, però. Sicuramente? Platonicamente io sì, non è un tradimento. Non è, per Charlie è un tradimento. Ma manco si ricorda di te tra un po'. Oh, 13 anni che vado là. Ma non è detto che si ricordi sempre e comunque di te. Grazie. Beh, in compenso si ricorda di mio padre. Lo seguo su Facebook. Che ha un punto a mio favore. Va mia, sei salato. Tre buono. Mangiati il stringottino. Poi? Mangi il stringottino. Mi avete agitato? Sì, decisamente. Decisamente agitato. Ho preso il posto migliore. Vuoi qualcos'altro? Non so se c'è altro. Non penso sia altro, dobbiamo rispondere. Allora li leggi, tu non li leggi i giornali? No. Tanto fanpage leggi, no. Leggi niente. Vabbè, fanpage ogni tanto, quando mi arriva la notifica. Una, gli ho detto a uno, guarda, ho registrato un contenuto, ma io comunque... No, ma io lo voglio fare, io lo voglio fare per piacere loro, cioè per fare pubblicità. E questo gli ha detto, guarda, ho registrato un contenuto per farti pubblicità. È pericoloso questo. Questa è la prima cosa che compassi il menù. Quale vuoi? Oh, io non so quanto ancora mangio, perché sto lì lì. 5 piattini se è rimasto, qualcosa ne abbiamo, dai. Niente, mi sa che stasera finiamo i carabinieri. Hai detto? Mi sa che stasera finiamo i carabinieri. Con la mia testardaggine. Hai visto? Sembri un vecchietto. Dai, te lo finisci sta a metà? No, il bottino proprio non lo voglio più. Amo, qua dentro c'è la verza comunque. Ho capito, l'ultimo bottino l'ho mangiato. Amo, io non penso di mangiare ancora, Io non lo guardo qualcosina perché... Ma io giusto per chiudere in bellezza, non per qualcosa. No, sì. Chiudere in bellezza. Niente, ci è piaciuto. Ci è piaciuto. Ah. Guardate che bell'outfit. Ciccone, Simone Ciccone. No, il padre come si chiama? Eh? Come si chiama il Cristiano. Padre? Cristiano Ciccone. Cristiano! Quando, se siete delle Marche e trovate la bancarella con scritto la busta è gratis, andateci, sono fantastici. Lui viene da lì. Vabbè, che vuoi avere il codice sconto, i vestiti costano pochissimo lì. Vabbè, come si chiama, la promo proprio, ma che promo, che promo. Non ci riprenderebbe niente. Ci vedere per l'ultima parte. Eh?